tu e il Koala Rito Sosa. O sì, Rito sì, Sosa. Che poi è stato un incontro magnifico, per la prima volta lo incontravo, che ha scatenato anche tante polemiche, perché all'improvviso si sono scandalizzati che... Allora, quando ho incontrato Higuain, io dovevo dire che era una... Per i tifosi? Cioè, sì, quella cosa là. Mo Koala Rito Sosa... è volgare. Cioè, io credo di aver fatto una mia... La Waller come ragione di vita. Cioè, come dire, io penso che è esportabile. Tra l'altro, io ho scoperto una cosa, più grave, è che Koala Rito Sosa... Sono 10 anni che stai in Italia, ma non capisci niente, stava così. Non capivo niente, non è che era... Molti hanno pensato che era dispiaciuto. Non stavo capendo niente, stavo indrunata, così. Perché lui, insomma, poi non lo fa manco per mestiere, lo sai, lo faccio tu. Quindi stava là, così, però io saluto Koala Rito e che la Waller sia con te. E quindi dicevamo che... Un applauso alle... Cioè, eccola qua, la palma d'oro. Vai! Andiamo avanti. Festival di Cannes tante volte. Io devo dire che è stato un sabato magnifico. Io, come dicevi, sabato ero a Milano, che era veramente stracolmo di napoletani. Io non ero Milano, ero Milano sabato, veramente. Io ero lì e... Ma io mi oserei dire, fai bene a chiamarmi prima che parlano gli esperti, perché io dico quello che mi sembra, cioè io dico quello che so. Per me è stata la prima mezz'ora più bella da quando io vedo il Napoli. Io devo dire la verità, strabiliante. A San Siro pure Galliani in tribuna ha fatto così, mamma mia, calma, quella ha preso un quello tocco, l'è venuta Galliani. Fassone si è fatto sic, è diventato Fassino, si fa così. I cinesi facevano, ma chi ci ha mancato? Non sono meglio di là, Ma guarda, detto era quando volevamo cacciare gli yen, se ne stavano yen rosati, perché hanno detto meglio cioè veramente una magia, un Napoli, ma veramente una sensazione quasi mistica. Tra le altre cose, io poi ci ho pensato, perché mistica? Perché a Milano è arrivata Maronnella, ecco. Allora, signori, si sentiva nell'aria, loro sono partiti. Da Sesto San Giovanni, ma pure Mattia diceva, ma che è San Giovanni è Sesto? A Dunù è prima, cioè venne poi barra e punticino. Ecco, però sono arrivato allo stadio, cioè a San Siro, la prima mezz'ora, la magia assoluta, sembrava veramente il libro del mio amico Maurizio De Giovanni, cioè... Ma tu te ne sei... Cioè, Mertens ha Insigne, ad un certo punto Insigne contro Donnarumma, derby... Fratto contro Castello a male, chi l'ha guardato in dall'occhio, sai quando Insigne va una parte, non si fira mai e sa che mano a mano, busso che piera, Gigio, magna da sua scuotte Castello a male, e là è scoccato San Siro, un'emozione enorme, Insigne migliore in campo, non so Paolo, se tu che fai le tattiche, cose che ha sbarito, stai perdendo la vita tua, che ha scemità, stiamo sballando il baccone che già si è spartuto pure la mugliere per sta cosa. Paolo, cioè, ma puoi mettere Montella ha sbagliato, mi sa Calabria su Insigne, che quello state dando la casa a scalare. Cioè, come fai? È sbagliato proprio, ma sei sbloccato. No, però, partita meravigliosa. Poi... ad un certo punto Montella ha preso le misure, perché poi dobbiamo dire quello e quello, dopo mezz'ora ci hanno cagato su, cioè sono state loro a cucire, ci siamo a dire chi spareggia, ma sono stato in tensione, ha preso le misure Galliani, c'ha detto a Montella, oggi guarda da Castagne, pure che tu sei Montella e Castagne, cioè tu sai come ha fatto. Ad un certo punto Montella ha fatto un buon lavoro, dobbiamo fare i complimenti, che dobbiamo essere veri. Montella ha fatto pure, perché ci ha spiazzato, secondo me l'ha spiazzato un po' Sarri, perché era incoerente, diceva tutto il contrario di tutto, hai visto? Sì, faceva sì. Prima quando diceva Suso, poi faceva Kuczka, allora uno non sapeva che giocare una fight, magari era così, Suso, allora questa è stata bella, è stata una partita molto bella, però il Napoli finalmente io secondo me possiamo, cioè indignito, però posso, cioè che mi fa effetto Sosa, cioè, ecco. No, però
No, io credo però che il Napoli possa... Cioè, l'importante è che fornisce questa Coppa d'Africa, dove andiamo per forza. Secondo me ha da fornire... Diciamo se c'è dall'Algeria. Camo culam pezzo no, Saturnano. L'unico che ti fa con l'Algeria era Strinic, faceva la nonna mia. Che mo pensi che sono a fare il leggiatore, Strinic, lo farà mai più. Strinic, attento a scalare con Strinic, che pezzo. E così... Io ho saputo stamattina che stavano cercando di far tornare anche Koulibaly. Non so se il dottor Cucciolo, lei che sa tutto, ha le mani in pasta su tutto, guarda così per emozionare. No, ha detto, veramente, sta detto a Sarri, ci mettono a Koulibaly, ma andiamo a Tonel in Africa. E sai, ma se ne accorge, ora me la male pittura, guarda, forza Napoli, viva Maranella! Io penso che... Oggi che è vicino, mo. Facciamo quasi... un countdown infinito. Allora, senza voler dire le date precise, dal 3 al 9 marzo a Trianon, a Forcella, e poi dal 23 al 26 torniamo con Compilation 2017, il meglio e il peggio di Papillon.